lascio la parola a questo punto a Cosimo Comella, dottor Cosimo Comella, direttore del Dipartimento di Informatica e Tecnologia del Garante per la protezione dei dati personali. Questo è un altro tema molto caldo, soprattutto per chi fa riprese foto cinematografiche e anche per giornalisti che hanno intenzione di fare dei reportage utilizzando questi mezzi. Cosimo, a te. Grazie Sergio, buongiorno a tutti voi. Quindi il mio intervento non riguarda aspetti ovviamente della tecnica aeronautica o di navigabilità o di regolamentazione, anche se stiamo vedendo che soprattutto in connessione di scenari di regolamentazione europea, il tema della protezione dei dati, una cui componente è la cosiddetta privacy, sta assumendo un peso importante anche agli occhi del regolatore europeo. Quindi volevo, io mi interesso di questi temi da alcuni anni, voglio, giusto per aprire a livello aneddotico, citare una testimonianza personale. Io anch'io da ragazzo, 40 anni fa, ero aeromodellista, il sogno di tutti gli aeromodellisti era trasportare una fotocamera a bordo e fare delle riprese dall'alto. Questo comportava usare attuatori, usare diciamo comandi integrati con radiocomando, un timer per scattare, attività complesse che duravano ore e ore di preparazione e poi produrre magari una cattiva esposizione, tipicamente l'olio di ricino della miscela sull'obiettivo. Adesso queste attività sono alla portata di qualunque anche utilizzatore privato o appassionato o anche, penso, del ragazzino quale, con i pantaloncini corti, può anche comprare qualcosa di simile a un giocattolo dotato di fotocamera. Tornando anche a livello aneddotico, ma qui è più collegato a ciò di cui voglio parlare, essendo appassionato di fotografia aerea fin da ragazzo, nei miei primi viaggi in aereo, una volta tirai fuori una macchina fotografica, una hostess, ero su un caravel dall'Italia, garbatamente disse che non si poteva fare, era vietato, parliamo degli anni 60-70, era vietato scattare fotografie dall'alto, o comunque c'erano delle forti limitazioni, per lo più di derivazione normativa nel campo della sicurezza nazionale o della sicurezza militare, che rendevano quindi questa attività esclusivamente accessibile a chi avesse particolari titoli, insomma, per attività di aerofotogrammetria, cartografia e così via, con un regime molto controllato di autorizzazione. Quindi lo scenario è cambiato notevolmente, è cambiato all'inizio degli anni 2000, quando tutti questi divieti, in parte anacronistici, sono caduti. Ricordo, facendo una ricognizione delle norme, ho visto che negli anni 20 c'era un regio decreto, poi abrogato appunto nel 2000, vietava le riprese con macchine fotografiche a bordo di cosiddetti cervi volanti. Quindi non si poteva, ovviamente qualcuno aveva pensato a usare degli aquiloni per effettuare riprese, cosa che in effetti è avvenuta negli anni per usi militari ai primi anni del Novecento. Lo scenario è molto cambiato, si è passato quindi per quanto riguarda l'aspetto delle riprese fotografiche, si è passato da un regime di chiusura a un regime invece di quasi totale apertura. Quindi anche il codice della navigazione è stato emendato, quindi quelle parti limitative sono state rimosse, abrogate, il famoso divieto del trasporto di apparecchi ricetrasmittenti e fotografici non esiste, credo limitato l'uso delle apparecchiature ricetrasmittenti, ma per la parte fotografica non c'è più limitazione. Cosa succede adesso? C'è una sensibilità al tema, una sensibilità crescente al tema invece della protezione dati, che non è solo la privacy. Non dobbiamo pensare che la protezione dati sia esclusivamente la protezione della vita privata dell'individuo che viene spiato magari nel perimetro di casa o della sua proprietà, ma sono tutti gli usi di dati, anche non apparentemente di natura personale, ma che possono essere connessi, come dice la direttiva europea, a un interessato identificato o identificabile.
Facciamo degli esempi. È chiaro che il pensiero di tutti, l'associazione privacy droni, privacy e riprese aeree, è alla fotografia in luce visibile, alla fotografia ravvicinata, che questa senz'altro pone dei problemi. Poi vediamo se riesco a darvi qualche elemento di chiarimento in proposito. Però, diciamo, altri problemi possono derivare anche da attività aeree, di lavoro aereo, che nelle intenzioni sono lontane dall'avvicinarsi al dato personale di un individuo. Pensiamo alle riprese cartografiche, una strip run di terreni che poi magari vengono usate a seconda del tipo di ripresa per fini di migliorare l'efficienza energetica. All'estero abbiamo visto diverse esperienze in questo senso, anche in Belgio recentemente, confrontandoci con colleghi delle autorità belghe, riprese all'infrarosso utilizzate, o meglio vendute poi alle compagnie energetiche, elettrico e gas, per rivolgere offerte mirate ai proprietari di case, clienti della compagnia energetica, che alla ripresa all'infrarosso rivelassero un insufficiente o carente isolamento termico, e quindi con l'offerta commerciale di infissi energetici oppure di piani di fornitura di energia mirati. Questo è un classico esempio in cui da una ripresa apparentemente tecnica, cioè io operatore aereo faccio questo tipo di riprese, magari non mi pongo il problema dell'uso successivo della riconnessione del dato a un interessato individuato o individuabile. Invece la nozione di dato personale, che è molto ampia, ma è molto ampia e non si restringerà, perché anzi ormai è confermata da 20 anni di esperienza normativa europea e probabilmente sarà rafforzata dal regolamento europeo che è in via di approvazione, comporta che anche dati potenzialmente identificativi siano tutti gli effetti dati personali. Certamente lo sono dati cartografici, georeferenziati, a cui posso sovrapporre una mappa catastale e andare a identificare anche con dovizia di particolari i proprietari delle varie porzioni, insomma, di terreno o di immobili. Questo per quanto riguarda quindi un'attività che solo potenzialmente può diventare identificativa. Un'altra attività, infatti cenno i colleghi che mi hanno preceduto, l'interconnessione di apparati di trasmissione di comunicazione elettronica con piattaforme di tipo SAP. Questa è una cosa che già viene fatta per vari usi, perché consente di entrare in contatto anche non usando reti pubbliche di comunicazione. Penso all'interazione a breve distanza con protocolli Bluetooth, per esempio, con cui consegnare messaggi pubblicitari mirati. Sono cose che vengono non solo prefigurate, ma già vengono fatte. Non abbiamo, diciamo, una casistica in questo caso in Italia, però l'interazione con i sistemi di comunicazione, anche per scopi di, così, sia di controllo delle reti, monitoraggio dei sistemi, ma perché no anche di intelligence a scopi investigativi, andare a lavorare con una stazione base aerotrasportata, tra l'altro la trasportata è poco visibile, consente di fare operazioni che magari col furgone ai tempi della polizia postale in giro per rilevare magari certi parametri di reti cellulari erano più visibili sul territorio. Quindi i problemi di protezione dati possono derivare da tanti aspetti dell'esercizio di droni e di sistemi a pilotaggio remoto, anche quelli non apparentemente volti proprio a cogliere particolari, a fare foto all'interno di proprietà o foto di persone. Quindi siamo nell'ambito applicativo quando ricorrono, quindi tranne i casi in cui l'operatore ritiene fondatamente che non ci sia trattamento di dati, non sia possibile acquisire neanche incidentalmente dati personali che possono portare a individuare una persona. Se questo non succede, siamo nell'ambito di applicazione della direttiva europea sulla protezione dati e quindi in Italia del codice sulla protezione dei dati personali. Cosa è fuori dall'ambito applicativo? Non che abbia, credo,
interesse per un'audience come la vostra, ma fuori dall'ambito applicativo è l'uso personale. L'uso personale, quindi a scopo ricreativo, ludico, sportivo, è fuori dall'ambito applicativo della protezione dati, salvo che i dati acquisiti, per esempio le immagini registrate, non vengano diffuse, quindi rese accessibili a chiunque, per esempio pubblicate in internet, oppure comunicate in modo sistematico a qualche altro soggetto. In ogni caso, anche nell'uso diciamo, personale, che è esentato da quasi ogni adempimento, rimangono in piedi gli obblighi relativi alla sicurezza e alla responsabilità civile. Cioè, se si cagiona un danno a qualcuno per effetto del trattamento, che può essere anche un'acquisizione di filmati, fotografie, l'apparato diciamo, cade e va in mani che non sono quelle dell'operatore, questo può produrre un danno e quindi diciamo è dato via il microfono. Diciamo così. E quindi anche l'uso, quello che era un uso personale sottratto all'ambito applicativo del codice, vi rientra per i profili di responsabilità civile. E anche, ultimo aspetto, l'articolo 31 del codice, gli aspetti di sicurezza informatica. Questi sono aspetti che possono esporre anche l'aeromodellista, per così dire, o l'utilizzatore ludico a profili di responsabilità. Per quanto riguarda altre possibili, cioè nell'ordinamento si rileva o si rilevava finora poco rispetto alla regolamentazione di queste attività, anche rispetto ai profili privacy. Ci sono però nel codice, per esempio nel codice penale, delle norme che sanzionano certe condotte come interferenza illecita nella vita privata. Cioè si può anche con alcuni strumenti realizzare qualcosa che non è un trattamento, non è inquadrabile come trattamento di dati personali, ma realizza un'interferenza illecita nella vita privata. Tra l'altro, se andiamo a leggere il testo dell'articolo 615 bis, fa proprio particolare riferimento a strumenti di ripresa visiva o sonora, l'enfasi è mia. E quindi le massime cautele devono porsi anche quando si fanno questo tipo di riprese in prossimità di case, di luoghi privati. Lasciamo perdere le ipotesi teoriche, lascerò ai giuristi su violazioni di domicilio. Però, diciamo, tornando agli aspetti di protezione dati in senso normativo, appunto vediamo quale esenzione. L'articolo 5 del codice privacy dice che gli usi personali sono generalmente esclusi, salvo appunto richiamare la responsabilità per qualora si cagionino danni altrui o ci siano problemi di insufficienza di sicurezza informatica. A livello europeo c'è molto dibattito in questi mesi. Noi collaboriamo come autorità nazionale con il gruppo di lavoro delle autorità europee, siamo Working Party 29, e stiamo lavorando su richiesta della Commissione europea, in particolare della Direzione Generale Enterprise and Industry, per delle policy guidelines che la Commissione vorrebbe utilizzare per un'iniziativa della Commissione, non delle autorità di garanzia la privacy, quindi è qualcosa che è stato rilevato da chi è il principale propulsore della diffusione dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Quindi infatti come successione di alcune delle principali norme, oltre il regolamento del 2008, c'è questa importante comunicazione della Commissione del 2014, recente, di aprile 2014, che tratta anche aspetti di protezione dei dati. Dopodiché nel maggio di quest'anno la Commissione ha scritto formalmente al gruppo Working Party 29 creando il primo ponte tra il mondo della regolamentazione aeronautica, dal mondo anche della promozione di queste attività appunto di vista industriale ed economico e il mondo invece della protezione dei dati. Quindi noi stiamo collaborando, il 29 settembre si è tenuto un
secondo workshop presso Eurocontrol dedicato proprio al drafting delle policy recommendation che la Commissione ha, è uno studio affidato alla Commissione a un gruppo di ricerca con collaborazioni accademiche. Noi pensiamo in primavera di completare una opinion del gruppo Working Party 29, mentre altri organismi sia comunitari sia extracomunitari come il gruppo di Berlino sulle telecomunicazioni che diciamo, è relativo agli aspetti nell'ambito delle telecomunicazioni ha preso posizione con un proprio documento. Quindi quali sono le principali policy recommendation che si prefigurano? Sono delle cose, tutti sappiamo che è molto difficile regolare questa materia dal punto di vista della protezione dei dati, per una serie di fattori, tra i quali l'uso di dispositivi molto piccoli, di difficile riconoscibilità, su cui è difficile anche collocare le targhette, le marche identificative, tanto più rendendole visibili. Sono tanti strumenti tipici del mondo aeronautico normale, non trovano applicazione nel campo del sistema di pilotaggio remoto, anche proprio per limitazioni fisiche dello strumento. Quindi quello su cui si muoverà, le quattro linee su cui si intende muoversi la Commissione con il supporto delle autorità di protezione dei dati sono campagne informative per suscitare consapevolezza tra gli operatori, poi chiedere che ci sia, forzare verso una maggiore trasparenza delle attività, per esempio anche a livello nazionale in base alla collaborazione instauratasi tra il Garante Italiano e l'ENAC e diciamo l'integrazione già nel regolamento ENAC di alcuni principi meramente richiamati dallo stato embrionale di protezione dati, però fa sì che l'operatore si debba far carico in sede di richiesta di autorizzazione o di dichiarazione anche degli aspetti di protezione dati, deve tenerne conto e renderne conto anche all'autorità aeronautica. Quindi il mancato rispetto di queste delle normative sulla protezione dei dati potrebbe anche pregiudicare lo stesso conseguimento delle autorizzazioni. Un punto molto significativo è quello sulla privacy impact assessment, che è qualcosa che viene sempre più richiesto e che trova una formalizzazione nel nuovo regolamento europeo. Per qualunque tipo di trattamento dati in grandi banche dati si richiede che il titolare, cioè chi la gestisce, il data controller, faccia una valutazione di impatto. Noi siamo abituati magari come termine alla valutazione di impatto ambientale. Qualcosa di simile si richiede e sarà richiesta in generale per i trattamenti in base al nuovo regolamento. Già adesso questa è una cosa che un operatore scrupoloso dovrebbe fare, discriminare già se le operazioni che intende compiere siano potenzialmente identificative di interessati o possono portare all'identificazione riflettendosi quindi sugli interessi di singoli. Quindi, questi sono i punti, articolo 6, articolo 22 del regolamento ENAC, in cui sono state introdotte sono stati introdotti degli accenni alla regolamentazione privacy. Poi, per ulteriori informazioni, potrà essere disponibile più tardi, però faccio riferimento al sito istituzionale, in cui in particolare per le attività di video riprese potete trovare come utili riferimenti i provvedimenti generali in tema di videosorveglianza, che comunque è un tema in evoluzione. Il Garante sta per rinnovare il provvedimento sulla videosorveglianza in questo ambito, entro l'anno ci saranno delle novità perché potrebbe essere compreso nell'ambito della videosorveglianza anche, diciamo, anche qui a livello iniziale, in attesa di una comune posizione europea, l'aspetto dell'uso di questi dispositivi a pilotaggio remoto per l'attività di sorveglianza in genere. Vi ringrazio per l'attenzione, sono sia qui in sala che anche dopo. Grazie. Grazie Cosimo, ricordo ancora ai colleghi giornalisti che perché nell'area stampa a pieno terreno può essere disponibile i relatori. Continuano a funzionare. Luca Tagliagano.